Sono settimane che anticipo questo video e c'è un po' di tensione da parte mia nel farlo. Ti dico solo che stamattina, dopo essermi lavato i capelli, mi sono messa i bigodini in testa, pensando di poter fare una figura un po' migliore durante questo video. Secondo me è risultato, cioè, potevo anche fare a meno. Ciao, se per caso sei qui, grazie al delizioso messaggio di Julie, spero di meritarmi il suo affetto e magari di guadagnarmi il tuo, e ciao anche se eri qua da prima. Questo è un Really, cioè una nuova serie di video, per adesso ce n'è solo uno prima di questo, quello su Neil Gaiman, in cui io leggo tutto quello che un autore abbia scritto. La sigla sta per Read It Like It's Hottie ed è il gemello dei Watch It Like It's Hottie, in cui faccio la stessa cosa con un attore. Così come nei Watch It Like It's Hottie ci alterniamo tra una parte e l'altra del cielo, visto che il Really precedente era Neil Gaiman, questa volta tocca Scarlett Thomas. Scarlett Thomas in realtà credo che sia passata nei videobooks con quasi tutti i libri di cui ti vado a parlare adesso, perché ce n'erano 5, se non mi sbaglio, che non avevo letto prima e che ho letto apposta per fare questo video. E in realtà, se mi hai sentito parlare in passato di lei, ti accorgerai che questo video è una somma di tutte quelle sensazioni che Scarlett mi lascia. Io la amo disperatamente, ma la trovo veramente molto 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 frustrante, e questo mi sembra debba essere un primo avvertimento nel mio consigliarti, dopo tutto, Scarlett Thomas, nel senso che è un'autrice che secondo me è veramente molto piacevole da leggere. Però è una buona idea, secondo me, sapere quali siano gli ingredienti del suo modo di scrivere prima, in modo che non risultino essere delle sorprese sgradevoli. Quelle piacevoli va bene, io non ho grande agio neanche con le sorprese piacevoli, ma soprattutto quelle negative no. Allora, aspetta che qua li ho messi tutti in ordine sbagliato. Uff, il primo è forse quello. No, non è quello che ho odiato più di tutti, però. Nota che vado in ordine cronologico, non in ordine autobiografico, che è una cosa un po' tipo alta fedeltà, però naturalmente ti dirò poi quale sia quello da cui ho cominciato. Questo è il primo di quelli che ho letto per fare questo video ed è il primo libro di Scarlett Thomas, che debutta nel 1998 con Dead Clever. Come al solito, chissà perché ti faccio vedere la copertina quando la fede del futuro l'ha messa qui, dove abbiamo questo spazio, no? Apposta. Vabbè. Allora, Dead Clever è. Dunque, la prima saga di Scarlett Thomas. Non è la sua unica saga, è una trilogia, e la protagonista è Lily Pascal, che si trova a ricoprire il ruolo di investigatrice senza, come dire, essere preparata per esserlo. Quindi in questo è una di quelle storie di coming of age, di crescita, no? Di un personaggio che impara qualcosa. A me piacciono sempre storie di questo genere. Secondo me qui si vede moltissimo che questo è un primo libro. Nota bene, io non sono capace, non credo di averlo fatto spesso, di parlare male di un libro, anche perché do per scontato che se un libro non mi è piaciuto è probabilmente perché o l'ho letto nel momento sbagliato, o l'ho letto male, o non l'ho capito. E quindi qualunque cosa tu mi senta dire di negativo su Scarlett Thomas, tieni presente che è come, non so, qualcuno sul divano, io con le patatine, io che guarda un, non so, un atleta olimpico e trova da dire sul salto che quell'atleta olimpico fa. Ecco, c'è sempre questa prospettiva tra quello che dico, insomma, e quello che fa Scarlett Thomas. Lily arriva in Devon e ha trovato lavoro grazie a sua madre e va a lavorare all'università. Questo suo lavoro all'università è gestito in modo narrativamente incomprensibile, nel senso che o Lily non fa niente, o questi seminari universitari vengono gestiti come dei doposcuola delle medie. C'è una specie di doppia narrazione, nel senso che ci sono dei paragrafi dove è molto chiaro chi stia parlando e dei paragrafi dove non lo è. E a me piacciono di solito questi trucchi di forma. Tieni presente questa frase, trucchi di forma, perché sono sicura che salterà fuori molto nel parlare dei libri di Scarlett Thomas. In questo caso invece risulta, secondo me, soltanto veramente molto, molto confuso. In più, Lily non è un personaggio facile con cui empatizzare, io trovo. Anche questa è una cosa che caratterizza molti dei personaggi di Scarlett Thomas, ma secondo me col tempo ha imparato a dare loro più dimensioni. In questa sua prima uscita, Lily risulta francamente piuttosto presuntuosa e antipatica. Il villain è più che bidimensionale, è un puntino, è inesistente. La parte centrale è troppo lunga, il mistero secondo me non ha senso, ci sono dei plot holes giganteschi, insomma, veramente a me questo libro non è piaciuto per niente. In più io non l'ho trovato scritto bene, proprio no, e c'è uno strano uso della parola torrid. Per descrivere un cielo non troverò mai la pagina, però non l'ho segnata, vero? Aspetta che forse l'ho segnata.
Io ho cercato dappertutto, ma non mi risulta che torrid possa voler dire nient'altro che torrido. Non è estate? Sta piovendo e il cielo è plumbeo. Perché ci sia quel cazzo di torrid? Cioè, è una roba che mi toglie il sonno da quando l'ho letto. E poi ci sono dei momenti di scelte nonsense, sai? Come al solito con i film dell'orrore, quelli peggiori e quindi di solito quelli più divertenti. Però in questo caso no, cioè quando il protagonista sceglie di fare una cosa senza senso. In questo caso ce ne sono parecchie di circostanze in cui questo succeda, c'è per esempio un momento in cui viene usata una cabina telefonica, che è un'altra di quelle cose che mi fa prudere le mani. Ci sono due scene cruciali che suonano molto molto tirate via e una lunga lunga serie, sto guardando giù perché ho l'elenco di queste circostanze in cui la storia si autocontraddice. Mi chiedo dove fosse l'editor, francamente, perché per esempio ci sono due personaggi che parlano. Uno dei personaggi ha detto all'altro di conoscere molto bene la madre di questo secondo personaggio. Questo secondo personaggio dice di essere mezzo francese e il primo dice di madre o di padre? Vez, hai appena detto che conosci mia madre? Insomma, è piuttosto scrauso. C'è di bello che non è un libro che devi recuperare per forza, perché anche se nelle puntate successive un po' migliora. Questa saga in generale a me non ha entusiasmato. Mi ha fatto piacere, mi ha sollevato sapere che neanche a Scarlett. Cioè, ufficialmente questi risultano fuori stampa e lei in pratica li ha disconosciuti. Quindi il secondo per Lily è In Your Face. Secondo me qui c'è già un considerevole miglioramento e penso che si senta immediatamente, proprio da quando la storia si apre. Cioè, se tolleri di leggere Dead Clever, del quale secondo me, ti confesso, tipo se trovi una di quelle copie usate a 0,01 pound, cioè se leggi da pagina 256 alla fine, sei già a posto. Per indicazione, pagina 256 è questa. Vabbè, dicevo, quindi se tolleri di spendere quella cifra lì per leggere un quinto di un libro, In Your Face è un pochino meglio. Comincia con un caso che suona già molto più interessante, perché lei riceve una telefonata di una collega di università che non sente dai tempi dell'università, che fa la giornalista, si è imbattuta in una situazione veramente pericolosa ad occhio e croce, nel senso che un suo articolo può essere collegato a una serie di omicidi. Secondo me questo può essere, no, è molto più ovviamente collegato, ma non importa. L'amica chiede a Lily di andare a trovarla in modo che possano parlare di questo problema, perché Lily adesso sta godendo della fama di aver risolto il caso di Dead Clever. Quando Lily arriva a casa di Jess, Jess è sparita. Se la costruzione del caso, secondo me, ti ripeto, funziona molto meglio, la risoluzione non è Arthur Conan Doyle, e ci sta, ripeto, è un secondo libro. Credo che a questo punto Scarlett avesse 26 anni, quindi comunque stava imparando a scrivere e si vede molto, secondo me, la parabola di apprendimento già tra Dead Clever e questo. La risoluzione è piuttosto esile e ci sono a volerli vedere un sacco di indizi qua e là lungo la storia, per cui c'è il rischio che tu capisca prima di Lily, ecco, come stiano le cose. Arriviamo all'ultimo libro di Lily Pascal, che è Seaside. Questo è decente. Ci sono due gemelle, una delle quali viene ritrovata morta con accanto una lettera d'addio. Quella che è morta dovrebbe essere Laura, l'altra si chiama Alex. Lily, che a questo punto continua ad essere un insegnante all'università e nel frattempo di nuovo ha questa fama che va crescendo della sua abilità nel risolvere casi misteriosi, riceve la visita di una scrittrice che ha un sacco di domande e vuole sapere cosa sia successo a queste gemelle. È una storia di false identità, è una Mi è venuto in mente una similitudine, ma se te la dico è un po' uno spoiler, quindi non ti dirò nient'altro. Continua secondo me ad essere molto ingenuo, cioè ci sono alcuni lati della vita di Lily che obiettivamente suonano un po' come una prima fanfiction, cioè quei momenti in cui ti rendi conto che forse lo scrittore sta scrivendo un pochino troppo per se stesso, senza dedicarsi del tutto alla coerenza della sua trama, non so se mi spiego, insomma, dei momenti che risultano piuttosto insoddisfacenti. Secondo me Seaside peraltro funziona anche da solo, onestamente, nel senso che non è che ci siano tutte queste informazioni che hai acquisito dai libri precedenti che ti siano fondamentali e che non ti vengano riassunte qui, specialmente quando si tratti di persone che magari sono già nella vita di Lily. Ci sono dei momenti goffi, come dirti, ci sono ancora quegli inserti, quello del narratore sconosciuto,
che di nuovo sono sproporzionati, sono come una bimba con delle grosse scarpe col tacco e lo vedi che non sono le sue scarpe, però sai che prima o poi crescerà e le staranno benissimo, ecco questo è un po' il sapore che mi ha lasciato questa trilogia. Con Seaside certamente comincia a evidenziarsi quello che è il mio grande problema nella mia relazione d'odio e amore con Scarlett Thomas, e cioè i suoi finali. I suoi finali di solito sembrano scritti in autobus mentre ha un'interrogazione alla prima ora e deve consegnare questo finale. Di solito sono bruschi, suonano un po' tirati via, c'è pochissima risoluzione di qualsiasi cosa, capisci bene che quando si tratta di gialli questo diventa un problema, ecco, potenzialmente. È un problema certamente con il libro successivo. A questo punto è il 2001 ed esce L'Isola dei Segreti, che in originale si chiama Bright Young Things. È la storia di un gruppo di Bright Young Things, appunto di giovani promettenti che però hanno quei lavori veramente tieni posto, insomma, non hanno effettivamente imboccato le carriere, per cui sono così eccezionalmente educati e preparati e così intelligenti per... Neanche in inglese è particolarmente auspicabile chiudere una frase con un per, ma vabbè, spero tu abbia capito cosa volevo dire. A un certo momento questi sei leggono un annuncio sul giornale di un annuncio di lavoro, insomma. Suona tutto molto interessante, vanno a fare il colloquio e poi, boom, altro che time jump. Questi si risvegliano su un'isola deserta e dici, bello! No? Adesso tipo faremo cose, adesso scopriremo come sopravvivere, adesso capiremo chi ci ha portato lì e come e perché? No. L'unica cosa che questi sei fanno è parlare. Anche quando francamente il tutto prenda un po' il sapore di Weekend con il morto. Per me Bright Young Things è il primo dei libri di Scarlett che... sembra l'inizio di un bel libro, però non può essere l'inizio di un bel libro, no? Forse dopo avrebbe dovuto esserci altre due volte questo quanto, perché quando arrivi alla fine sei lì che dici ok, quindi adesso, no? Adesso mi spieghi, vero? Nope. Vero è però che ovviamente c'è un lato positivo. Cioè perché c'è tanta gente che mette Bright Young Things come quello da cui cominciare per Scarlett Thomas? Perché ho verificato che è così. Secondo me perché la prima cosa che emerge è che tu stai a leggere una storia di sei persone che sono finite su un'isola, tu non sai perché, e non vuoi smettere. Perché stanno parlando tutti quanti in modo molto interessante, magari non necessariamente, anche questo tornerà molto in tutte le review dei libri che seguono, di cose che ti interessino. Magari non è qualcosa che proprio stuzzica la tua curiosità o, non lo so, di cui ti prema in questo momento della tua vita acquisire conoscenza. Però, porca miseria, è interessante. E se non suonano magari tutti così differenziati i personaggi, cioè sono tutti dei Bright Young Things, è comunque molto stimolante sentirli chiacchierare. Magari avrei preferito facessero anche altro. Vabbè. Poi è il 2002 e arriva Going Out. Se dobbiamo parlare di bizzarre squadre di gente con una missione, Going Out effettivamente arriva da qualche parte. Ci sono questi due migliori amici che sono un po' il nucleo accentrante sia del gruppo che della storia. Luke è allergico al sole, ha vissuto tutta la sua vita chiuso in casa e le uniche informazioni che riesce ad acquisire le ottiene attraverso l'internet, ovviamente, attraverso insomma i metodi di comunicazione, i media. E Julie, che è la sua migliore amica, invece entra ed esce, sì, ma soltanto per andare e tornare dal proprio lavoro, lei fa la cameriera. Se i problemi di quasi tutti i componenti della squadra sono piuttosto evidenti subito, quello che è affascinante è che quelli di Julie emergano col tempo, specialmente quando diventano degli ostacoli che il gruppo deve superare. Luke è entrato in contatto con un guaritore che si chiama Wei e che potenzialmente potrebbe guarirlo, naturalmente. Quando salta fuori che Wei è in Galles, tutta questa squadra di cui continuo a parlare, insomma, si assembla. Secondo me si assembla in modo un po' inutile, nel senso che non c'era bisogno che fossero così tanti, e forse questo è il primo elemento meno credibile e meno realistico di questa storia. Secondo me, una cosa che ha Scarlett Thomas è un elemento che potrei più o meno riconoscere, anche se trattato in modo diverso, anche in Jonathan Carroll. E la ragione per cui li accomuno in realtà potrebbe anche essere che ho preparato il Really di Scarlett Thomas insieme a quello di Jonathan Carroll. Quindi forse, insomma, le due cose si sono un po' mescolate. Però entrambi hanno l'abilità, secondo me, di far partire una storia dal semplice, dal quotidiano, e piano piano di cominciare a seminare qualche piccolo accenno di delirio, di folle,
che poi arriva a compimento, sembra un po' il crescendo di Una notte sul Monte Calvo, per cui alla fine diventa un baccanale, insomma un'esplosione di quello che era quel pizzico di assurdo che hai trovato magari a pagina 50. Ecco, secondo me il formarsi della squadra è un po' troppo vistoso per essere uno dei primi accenni, non so se mi spiego, insomma. Sono tutti personaggi adorabili in realtà. È piuttosto raro che i personaggi di Scarlett Thomas siano di primo acchitto belle persone che diresti, dobbiamo assolutamente diventare amici. No, secondo me il suo rapporto con i suoi personaggi è di lenta accettazione. Cioè, io sono convinta che ci sia qualcosa di terapeutico nel modo in cui Scarlett scrive e sono convinta che ci sia tanto che lei stessa digerisce. Vabbè, faccio film su cosa un'autrice potrebbe star pensando, però ecco. Secondo me lei impara tanto quanto il suo lettore ad avere a che fare con i suoi personaggi. Qui è un pochino più semplice del solito, se posso dire. Mi sono veramente persa via molto. Comunque, insomma, a un certo momento parte questo piano di portare Luke in Galles, quindi bisogna portarlo fuori di casa, quindi bisogna costruirgli una specie di tuta da astronauta fatta in casa. Insieme ci sono amici d'infanzia, un'amica d'infanzia con la cugina che ha appena vinto la lotteria. Quindi questo ovviamente fa sì che questo sia il personaggio che finanzia tutta l'operazione. Un collega di Julie e una vicina. Nota che io li definisco così in modo molto vago, ciascuno di loro arriva con tutto il suo bagaglio personale. La costruzione di tutti i bagagli personali è all'inizio del libro ed è forse la parte, se vuoi, più lenta. Secondo me, ti ripeto, è comunque gradevole perché dopo aver imparato, secondo me, con Lily, a questo punto Scarlett sta già affilando, anzi, la penna, per cui ha già questo modo di tenerti veramente lì con il modo in cui scrive e ogni tanto ci sono dei paragrafi che sembrano delle sinfonie. È pieno di citazioni e ricco di parallelismi con Il Mago di Oz, magari non tanti quanto questa mia frase potrebbe farti pensare, però se ti è piaciuto Il Mago di Oz, ti piace quel feeling lì, è probabile che tu possa trovare qualche eco di quelle stesse sensazioni, ecco, in Going Out. E poi finalmente arriviamo non so se è tutt'oggi il mio preferito di Scarlett Thomas, certamente è stato il mio suo primo, e cioè Popcorn. Non ti stupirà, probabilmente, se ci conosciamo già da un po', sapere che l'ho preso per come è fatto, quelle pagine blu ed è tutto blu, e poi le stelline, non so se si vede che luccicano. È bello, eh? Non sapevo che questa fosse la storia base, il canovaccio da cui quasi tutte le storie di Scarlett Thomas partono. C'è una brillante tardo ventenne, in realtà poi ci sono anche le tardo trentenni, insomma, giovane donna con una vita in stallo che a un certo momento si trova ad inseguire un'antica conoscenza. Solo questa frase, questo minimo patch, dà origine a una gran quantità dei libri di Scarlett Thomas, però Popcorn è quello che a me ha conquistato in modo veramente irresistibile. Alice lavora per una mega gigantesca corporation che fa giocattoli e quindi già così possiamo infilarci dentro tutta una serie di commenti su ovviamente la mentalità del consumismo, delle grandi corporations e della creazione a tavolino delle manie. È molto molto intelligente Scarlett Thomas, è una cosa che a questo punto tu hai molto molto chiaro. Certo ce l'ha molto chiaro anche Scarlett Thomas. E come con le persone belle, io preferisco forse quando si intravede la ricerca, il dubbio, e mi piace di più quando mi sembra che qualcuno stia cercando di fare il salto nell'oceano piuttosto che fare il pesce grande nello stagno piccolo. Non so se mi sto spiegando. Comunque, insomma, questa è la deriva, il rischio, secondo me, quando si legge Scarlett Thomas. Con Popcorn è molto limitato perché la storia, io trovo, sia costruita in maniera. Ah, ti rapisce proprio. Allora, Alice, quando la incontri, sta partendo per un retreat, cioè un ritiro di tutti i creativi della Popcorn che vengono messi in un posto in particolare a pensare. Lo scopo è che tutti loro devono arrivare a concepire la nuova mania per la ragazzina teenager. Mentre si trova lì, Alice comincia a ricevere misteriosi messaggi crittografati, il che per fortuna si installa su entrambe le storylines che ci hanno presentato Alice, cioè quella della Alice contemporanea, se vuoi, che costruisce dei kit per ragazzi di, aspetta, com'è che si chiamano? Kid Tech, Kid Cracker e Kid Spy. Quindi lei costruisce dei puzzle, costruisce dei codici. In più
per come è stata cresciuta, ha una grande conoscenza e un grande interesse in questioni di codici e crittografia. Ed è leggere questo libro che ha dato a me un grande interesse in crittografia e codici, appunto. Non che io ne sappia sto granché, ecco, è una passione molto, molto hobbistica, ovviamente la mia, però funziona così da questo libro in avanti, Scarlett Thomas, cioè ti parla di qualcosa che magari prima stava solo nella settimana enigmistica, parlo per me, e poi invece diventa veramente qualcosa che ti interessa approfondire. In più parte per me con PopCo questa abilità che ha di descrivere i posti. Non saprei dirti esattamente come lo faccia, perché è uno di quei momenti in cui le lettere spariscono, no? E tu vedi semplicemente il posto. Ci sono alcuni posti dove i libri mi hanno portato e io mi sento di esserci stata, per esempio, c'è una chiatta del nostro uomo all'Havana, dove io sono stata, c'è un albero dove mi sono nascosta con Frodo, ci abbiamo anche dormito e passato la notte lì dentro perché c'erano già i Ringwraiths in giro, e c'è anche la stanza di Alice in PopCo. Ha un modo di, non lo so, darti qualcosa di sensoriale, per cui è uno di quei punti che a me capita di immaginarmi quando magari sto facendo fatica a dormire e devo iniziare a sognare in modo artificiale, no? Per riuscire a effettivamente addormentarmi, ecco. Da qui in avanti Scarlett diventa un fenomeno su di me per creare immagini di questo genere. PopCo è un'avventura clamorosa che secondo me ti contagia con l'ansia di voler sapere come vada a finire. Non è il peggiore dei suoi finali, però non è il miglior finale del mondo. Basta. Dopodiché è il momento di Che fine ha fatto Mr. Y, che è del 2006. Per tanti, questo è il libro da cui cominciare e ti dirò, forse sono d'accordo, effettivamente. Perché PopCo ho il dubbio che sia un po' o lo ami o lo odi. Questo credo che abbia degli elementi per cui è più semplice che ti piaccia da subito. C'è un libro misterioso e una ragazza di nome Ariel che lo cerca da sempre. A un certo momento lei questo libro lo trova in un negozio di libri usati e segue le istruzioni che ci sono dentro questo libro. Insomma, come non è, si entra in contatto con una nuova dimensione. La troposfera è un'idea geniale, ma quasi tutte le grandi idee di Scarlett Thomas sono geniali. Non sono, secondo me, tutte quante riportate in porto con successo e Mr. Y inizia ad essere una di quelle dove ti fa veramente male che sia così. No, questo non te lo dico, non te lo dico, non te lo dico. Di nuovo si parte con un'ambientazione molto autentica, che suona veramente realistica e tangibile ed è affascinante, perché come al solito il fuoco è molto stretto su una persona e quindi quando riesci, inizi, non riesci del tutto, inizi a vedere qualcuno nella sua complessità, è molto molto affascinante, quindi stai lì per tutto il resto dello spettacolo. Dopodiché tutta la storia decolla e si entra in un panorama un po' alla Matrix, se vuoi. Secondo me un po' si esagera, tanto quanto ha esagerato Matrix, ora che ci ripenso. Cioè si arriva a un momento in cui c'è un tale distacco da tutto quello che ci ha portato fin lì che non lo so, forse c'è stata un'accelerazione troppo veloce, insomma, io non ero investita in nessun modo, non a livello emotivo e francamente neanche di curiosità, perché secondo me il libro mi aveva un po' persa. Certo, dire così è ammettere io mi ero persa, ecco, probabilmente è colpa mia. Mi piacerebbe forse tra qualche anno rileggerlo e vedere se invece l'effetto è diverso. Però ecco, so che i primi due terzi del libro li ho divorati. E mi aspettavo veramente fuochi artificiali. E no. Poi arriviamo alla prima delle grandi catastrofi. Sono due, principalmente, le grandi catastrofi tra me e Scarlett, le nostre grandi liti. La prima è Our Tragic Universe. Io mi rendo conto che Scarlett è un'insegnante di scrittura creativa e quindi ha molto molto chiaro quali siano i meccanismi e i trucchetti e le strutture, quello che vuoi. A volte suona tutto un po' troppo chirurgico, altre volte sembrano degli esercizi di stile. Questo, secondo me, incapsula un po' tutti questi difetti. Se una delle grandi regole dello scrivere è scrivi di quello che sai, Scarlett qui scrive molto più chiaramente delle altre volte di quello che sa. La protagonista è Meg, è una ragazza incastrata in una relazione palesemente senza futuro, che sta considerando altre strade, ha un lavoro molto poco stimolante, sta cercando di scrivere il grande romanzo della vita, ma invece si riduce in pratica a scrivere di un genere di cui si vergogna. E francamente
È inevitabile pensare che stia parlando della trilogia di Lily Pascal, cioè è molto molto esile secondo me in questo caso il confine tra l'autrice e la sua protagonista, però magari no. Un altro dei suoi compiti è recensire libri. A un certo momento le viene detto di recensire un libro in particolare che si chiama La scienza del vivere per sempre, un libro molto molto controverso. Poi da lì effettivamente cominciano a succedere delle cose, però secondo me il problema è che ancora una volta questo è un libro che si basa un po' su un trucchetto e su una grande idea iniziale. Le due cose difficilmente arrivano a casa insieme, per cui si parla sì di come le storie possano salvarti la vita, ma anche di metafinzione e quindi di come si possa scrivere una storia senza una storia. Ci sono così tante cose a cui non ci sono risposta in questo libro che è forse uno dei massimi livelli di frustrazione che Scarlett mi abbia mai causato, anche perché a quel punto arrivavo con grandi, grandi aspettative. È veramente molto interessante quando i suoi personaggi, come al solito, si perdono via in infinite peregrinazioni mentali, filosofiche, teoriche sulla funzione della narrativa e su quale sia la natura della narrativa, per cui ci sono dei momenti che sembrano pronti per diventare poi un seminario di letteratura postmoderna. Poi ci sono degli altri momenti in cui dici, vabbè, se tutto questo fosse bilanciato dall'altra parte con qualcosa di intelligentemente entertaining, sarebbe un po' come lo zucchero sull'orlo del bicchiere, no? Eppure non funziona neanche lì. C'è l'ingresso del soprannaturale, ma anche quello io non l'ho trovato gestito bene. Ti ripeto, questo poi ho più problemi del solito, anche perché ho letto ovunque di gente che adora questo libro, quindi di nuovo, secondo me, io non l'ho capito. Quindi forse io amo Scarlett Thomas, ma non siamo fatte per stare insieme. Ci sono anche alcune teorie che francamente sono trattate molto meglio e in modo infinitamente superiore altrove. Una su tutte è la teoria dell'Omega Point, francamente era l'89 quando c'era in Hyperion, quindi in generale, ecco, se dovessi sintetizzare, è di nuovo una storia che mi ha perso andando, come Mr. Y, prima, mi ha perso prima di Mr. Y, aspetti continuamente che succeda qualcosa e in generale per me è stato piuttosto una delusione. È il 2015. Quando il mio piccolo cuore infranto è lì che pensa a Scarlett Thomas come The One That Got Away. Cosa ne è stato di lei? Sai come quando vai su Facebook a guardare le pagine degli ex, no? Stesso discorso. E giusto in quel momento, o quasi, esce The Seed Collectors. E io penso, questo è un segno! Vedi? Vedi che Scarlett e io abbiamo qualcosa in comune, abbiamo qualcosa che ci riporterà vicine. L'odio che ho avuto per questo libro è difficile da mettere in parole. Di nuovo, perché sono sicura di averlo già fatto in un vecchio books. Nota che non sono andata a rivedere che cosa io dicessi di questi libri quando li avevo appena finiti. Quindi non so se la mia opinione, non lo so, si è cambiata. Vabbè, ti sconsiglio francamente di andare indietro a guardare i vecchi video. Penso sia come dicono essere con lo scrivere, no? Per cui quando rileggi le cose che hai scritto nel passato ti sembrano sempre pessime perché nel frattempo hai imparato a farle meglio, no? Le frasi. Coi video spero di poter dire vada allo stesso modo, cioè l'ultimo è sempre il migliore perché sono al picco di come sto imparando a farli. Vabbè, The Seed Collectors. Dunque, intanto lo so, allora io sono piena di opinioni. Recentemente sono stata piena di opinioni su quelle tre facciate di personaggi in Sleeping Beauties. Qui ho da dire su un family tree. Cioè, veramente mi devi fare l'albero genealogico? Sì. Sai perché? Perché questa geniale famiglia, che è al centro di questo racconto, si chiamano i Gardeners, usano gli stessi nomi. Quindi tu hai varie, per esempio, Plums, Gardener, perché le femmine, o quantomeno quelli della famiglia che non porteranno avanti i nomi, di tradizione vengono battezzate con nomi di piante. È una famiglia più che strettamente legata alla botanica. Tutto comincia quando la matriarca di questa disfunzionalissima famiglia muore, lasciando a Fleur la sua attività, che è un posto che si chiama Namaste House, un ritiro di yoga e benessere principalmente per celebrities. Non c'era però soltanto Namaste House nella sua eredità da passare oltre, c'erano anche dei semi. Questi semi potrebbero essere letali, ma potrebbero anche essere la strada verso l'illuminazione definitiva. Se hai letto uno qualunque dei libri precedenti a questo di Scarlett Thomas, ti aspetti che questo nocciolo, questo semino di mistero, si evolva fino a diventare qualcosa di così gigantesco che sembra la scena finale di Men in Black, no? Quando tutti gli universi risultano essere delle sfere dentro un sacchetto di giocattoli di un mega alieno. Ecco, per cui è qualcosa di sì,
Il corso è spaura, però è troppo gigantesco ed è affascinante a livello formale, però non lo senti veramente su te stessa. No, è soltanto sgradevole questo libro. I personaggi sono obiettivamente tutti sgradevoli e al contrario del passato non ci sono qualità che li redimano e non c'è una curva di apprendimento di questi personaggi. Non ci sono misteri che vengano risolti, non c'è una storia. Cioè, a parte il fatto che sia morta Oleander, qual è il punto di The Seed Collectors? Non saprei, francamente, non lo so. Ci ho detto, tu dirai, beh, sì, Fede, capisco che tu possa odiare questo libro. Lo odio ancora di più perché qui dentro ce ne sono due o tre di quelle immagini di cui ti parlavo prima, cioè quelle a cui la mia mente ritorna con così tanti dettagli come se veramente io avessi passato lì, ma non lo so, 2 settimane dell'estate dei miei 13 anni, no? Quei ricordi che ti si imprimono a fuoco dietro le retine e non te li dimentichi mai. Com'è possibile, Scarlett, che tu sia capace di creare queste cose per cui, non so, una fredda spiaggia invernale con un po' di nebbiolina e le onde sono lontane, però comunque ti arriva un po' di spray, no? Sul viso. Perché sai fare queste cose qui? Che mi trasportano altrove e le usi per una storia inesistente. Di nuovo, tra l'altro, tutta questa serie di personaggi affrontano problemi giganteschi, quali dipendenze, disordini alimentari, alcolismo e quant'altro. Se in passato tanti dei suoi personaggi si sono ritrovati sotto problemi di questo genere, lo scopo anche del personaggio attivamente era cercare un qual certo grado di autocoscienza. Qui no. E poi ci sono le cose che sembrano aggiunte qua e là, cioè sembra di leggere se non una prima stesura, una seconda. Tipo, a un certo momento salta fuori che oltre a Namaste House e ai semi c'è anche una sorta di magico libro, solo che a quel punto, quantomeno nella mia esperienza di lettura di questo libro, francamente già non me ne fregava più niente di nessuno. E quando il libro è finito, l'unica cosa che ho sentito è stato un qual certo grado di sollievo. La storia si dibatte per evitare di concludere qualsiasi cosa. È inspiegabile per me questo libro. Come vedi, mi infervoro anche molto. Vedi che invece alla fine non sono andata in ordine cronologico. Dunque, nel 2012 c'è il primo e ad oggi unico che io sappia esperimento di Scarlett in non-fiction. È un libro di analisi di scrittura creativa che si chiama Monkeys with Typewriters ed è un elenco di regole per scrivere meglio. Io francamente l'ho trovato un libro, sì, magari non necessariamente molto utile, ecco, ci sono regole che hai sentito già fino alla nausea, tipo appunto scrivi di quello che sai, fai vedere invece di raccontare, altre obiettivamente ovvietà di questo genere. E in più, francamente, la materia è trattata in modo un po' noioso, specialmente quando ci siano, secondo me, due libri su tutti sull'argomento che risolvono un po' tutta la faccenda. Che secondo me sono On Writing e Hero's Journey. In più, francamente, l'idea che ci siano così tante regole per scrivere, secondo me può essere consolante, ma non è vero. Cioè, io sono convinta che sì, magari ci siano degli scrittori artigiani che possono seguire degli schemini, seguire delle regole, eccetera, e poi ci sono i David Foster Wallace. Il grande mistero sono i David Foster Wallace. E quindi i libri sugli artigiani devono essere scritti in modo veramente molto molto affascinante perché possano essere interessanti, se no, di nuovo, sono delle liste di consigli che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, o peggio, sono freddi, sono chirurgici e sembra di colorare seguendo i numeri, insomma, non l'ho trovato niente di clamoroso. Poi c'è tutta una serie di storie brevi che io non ho trovato da nessuna parte, nel senso che alcune risultano essere disponibili alla biblioteca dell'Università del Kent, ma non altrove. L'unica che invece puoi trovare è raccolta nella raccolta All Hail the New Puritans, che è uscito nel 2000. Quindi siamo subito dopo la saga di Lily Pascal e prima di L'Isola dei Segreti. Questo è un libro che secondo me voleva essere un po' McSweeney's. McSweeney's, per una serie di magiche circostanze, di botte di culo, chiamale come vuoi, secondo me è il risultato di veramente cervelli
speciali che si sono orientati tutti in una stessa direzione. Questo ancora una volta suona un po' artificiale e soprattutto comincia con questo manifesto che sembra quelli che con ogni probabilità hai scritto insieme alla tua migliore amica o amico dell'infanzia con le regole della vostra casetta sull'albero, che sì, è molto tenero, però cioè, non puoi veramente pensare che venga preso sul serio. Però non è scritto in modo ironico, cioè è un po' come qualcuno che urla YOLO e lo dice sul serio, ecco. Ho una grande tolleranza io per le storie brevi, quindi forse anche quelle meno di successo comunque mi divertono o penso di trovarci dentro qualcosa che mi piaccia o che stimoli la mia fantasia. Quella di Scarlett secondo me è carina. È un vantaggio che sia una storia breve perché se mai avesse pensato di trasformarla effettivamente in un libro, altro che frustrazione, secondo me, tutto il libro secondo me cade un po' insieme a Monkeys with Typewriters in questo modo di scrivere che sembra più interessato ad essere scritto che a quello che dice. Questa è un'altra forse delle caratteristiche più negative, se vuoi, che io posso trovare su Scarlett, che ho letto in giro, cioè che il suo modo di esprimersi suoni supponente. Secondo me ci sono dei momenti in cui no, è veramente che si vede da vicino qualcuno genuinamente di molto intelligente. Altre volte effettivamente è solo un po' show off, ecco. Per concludere, se dovessi fare la mia classifica di Scarlett Thomas, io ti direi decisamente Pop Co, Mr. Y, L'Isola dei Segreti, Our Tragic Universe, se proprio vuoi la trilogia di Lily Pascal e se proprio, proprio, proprio non trovi nient'altro da leggere, The Seed Collectors, ma se no, lascia stare. Anche perché a questo punto arriva veramente il segno definitivo riguardo alla mia unione con Scarlett Thomas, e cioè la sua avventura nel mondo dei libri per ragazzi. Perché l'anno scorso è uscito Dragon's Green, che è il primo di una serie di libri fantastici, in tutti i sensi di questa parola. Dunque, la nostra protagonista si chiama Eufemia, frequenta una scuola particolare, ha una serie di amici che le arrivano da quella scuola. Sua madre è scomparsa durante un misterioso cataclisma. Che in realtà non è stato semplicemente un cataclisma così, ma ha diviso il mondo della magia dal mondo non della magia. Oltre a causare quello che secondo me è il mio e tuo peggiore incubo di ogni tempo, cioè ha fatto sparire l'internet. Il padre di Effie si è risposato e così lei viene cresciuta principalmente dal nonno. Il nonno potrebbe effettivamente essere magico in qualche misura, però con scarsissima lungimiranza decide di ordinare a Effie di non parlare mai della magia, di no, tantomeno di insegnarle qualcosa, se non fosse che poi ovviamente il nonno, come te lo, vabbè, viene a mancare e Effie eredita un sacco di cose con questo grave lutto, tra cui una titanica libreria che A comincia a insegnarle della magia e B la mette proprio al centro del collimatore di una serie di personaggi molto pericolosi che vogliono tutta la conoscenza che quella libreria contiene. Parte ovviamente tutta l'avventura per proteggere la libreria e per esplorare questo nuovo mondo che si è letteralmente appena aperto davanti ad Effie. È tutto molto promettente, secondo me. I personaggi sono squisiti. C'è questo trio, un po' Harry Potter alla base, più altri personaggi intorno che sono secondo me molto belli. Ci sono anche degli adulti delineati in modo molto molto promettente. Forse qualcuno che ancora non ha i confini ben delineati, però in questo caso ci sta perché lo sai fin dall'inizio che sarà una serie, tanto che si sta aspettando il secondo che dovrebbe uscire quest'anno, il 2018, che si chiamerà The Chosen Ones. Credo che sia consigliato, se non mi sbaglio, dai 10 anni in su, secondo me con l'insù come i giochi Clementoni, cioè senza, sono i giochi Clementoni? Beh, insomma, i giochi in scatola, quelli 99 più, ecco. È un libro con così tante idee, con così tanta fantasia e abilità del costruire mondi che secondo me può piacere veramente a qualsiasi età e qualsiasi età trova dentro qualcosa per sé. Una grande cosa che secondo me Scarlett ha imparato o dimostrato, e certamente ne ho un'immagine più chiara adesso che ho tutta la sua bibliografia sott'occhio, è che anche se sta così tanto attenta alle regoline, se fa gli elenchi di cose da fare, e se a volte le sue procedure di scrittura suonano così sterili, in realtà, secondo me, lei dei generi se ne sbatte un po', perché anche questo è difficile poterlo definire di che genere sia, cioè sì, magari è un fantasy, non so se sia già un young adult, ecco, si è sempre un po' sul bordo, cioè difficilmente basta una parola sola per parlare di un libro di Scarlett Thomas, particolarmente su questo
È un ottimo, ottimo elemento, secondo me. E sono veramente felice di poter chiudere questo video, ecco, con un libro che a me si è piaciuto così tanto. Io purtroppo l'ho letto in ebook, dico purtroppo perché so che le edizioni fisiche hanno dei trucchetti, insomma, credo che la copertina, se non mi ricordo male, sia, come si dice, fosforescente, quindi deve essere anche molto carino. Secondo me, specialmente se c'è un nano o una nana nella tua vita, che qui vedi, non so, le fatine intorno ai capelli, una certa curiosità per gli spigoli meno esplorati del mondo, insomma, vedi che sta fermentando un mondo fantastico in mezzo a quelle orecchie. Regalare questo libro, secondo me, è un ottimo modo di innaffiarlo, altro che quella minchiata, ma Seed Collectors, ma cosa ti è venuto in mente? Non che ovviamente tu possa fare leggere quello a qualcuno di 10 anni, però insomma, hai capito cosa intendo? Non so se anche i Reely, come i Willy, avranno una votazione in futuro, perché se posso tollerare di guardare filmografie di persone che non mi entusiasmino, non so se potrei leggere tanti libri di qualcuno che non mi piaccia. Comunque, il prossimo Reely è già pronto, è già in calendario e sarà appunto Jonathan Carroll, e dopo potremo consultarci su quale pensi potrebbe essere il migliore soggetto per il Reely ancora successivo. Intanto io spero che questo video ti sia piaciuto, spero che tu l'abbia trovato interessante. Fammi sapere se sei d'accordo con la mia opinione su Scarlett Thomas o meno. Come al solito, secondo me è molto molto stimolante quando la pensiamo diversamente su qualcosa, specialmente quando sia qualcosa che così facilmente può avere 80 milioni di livelli e poi ovviamente entra in gioco il gusto personale, allora siamo veramente in un universo senza fine. Che non ha niente di tragico. Se hai ancora voglia di chiacchierare, tutti i link per raggiungermi sono nel box e se ce la faccio, ci vediamo già domani, al più tardi dopodomani, perché abbiamo un ritmo veramente molto serrato da qui all'arrivo delle nominations degli Oscar e poi da lì in avanti, beh, abbiamo tutti i venividi dei candidati per l'Oscar Contest del 2018. E intanto fino ad allora ti ripeto, spero di non averti annoiato, magari di averti detto qualcosa di divertente o magari interessante, ti abbraccio e se ti va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!